secondo te quale attività bisognerebbe organizzare insomma per stimolare i giovani? Farli sognare in grande, no? Penso che troppo spesso c'è una tendenza a farvi deprimere invece, no? A dirvi le cose negative che ci stanno intorno, eccetera. Invece bisogna farvi credere un po' più in voi stessi. Quale differenza ha visto fra questa realtà salesiana e quella nel suo paese? Sì, ci sono molte differenze, nel senso qui siamo già in una società post-sviluppato, direi. Cioè, in India siamo in una società ancora in via di sviluppo, però l'India ormai, Asia Sud, consiste di tutti i gruppi, quelli straricchi e quelli veramente sul suolo. Come dovrebbe essere un rettore maggiore per svolgere bene il suo compito? Cosa dovrebbe fare? Il rettore maggiore deve essere prima di tutto un salesiano, okay. E quindi che uno che incarna la figura di Don Bosco oggi, quindi non deve essere una persona straordinaria, no, una persona umana, un salesiano, quindi pieno di spirito e di carisma salesiano. E quindi un Don Bosco che noi aspettiamo. How would you help a young person who's going through a mystic crisis? Oh, religion crisis. Oh, and just would be to listen to the person, to him or to her, and not to challenge them, just to listen to them and accompany them and offer presence with them, so that if they ever want to talk, there you are, you know. A message to young people: don't feel alone. Secondo lei come potrebbe essere descritto un rettore maggiore e cosa dovrebbe fare per svolgere bene il suo compito? La prima cosa è cercare di rassomigliarsi a Don Bosco, soprattutto nel suo grande cuore, no? Se lui diceva che i ragazzi hanno bisogno non soltanto di essere amati, ma di sapere e sentire che sono amati, vuol dire che il primo grande compito è veramente incarnare questa paternità di Don Bosco, no? Quello che fa sì che quasi dal primo punto di incontro ci sia una grande onda di simpatia tra le persone. Secondo lei quali attività bisognerebbe organizzare per coinvolgere di più i giovani nella realtà salesiana? Prima di tutto che devono diventare quello che sono chiamati ad essere, protagonisti. Penso che la grande sfida oggi è farli passare da quello a cui li ha ridotti la società, che è essere consumatori, purtroppo, no? E loro purtroppo sono caduti in quella trappola, no? Quando sono chiamati a trasformare il mondo, perché rispondono anche per la giovinezza, per l'età in cui vivono, per la freschezza di vita, per i sogni che si portano dietro, sono coloro che possono cambiare. Ai giovani sempre io gli dico che devono mettere in gioco la propria vita, le proprie energie, perciò io dico che devono sognare in grande e dopo vivere proprio per far realtà i loro sogni.